A Capaccio il sindaco ha ridistribuito le deleghe ai suoi consiglieri, rimanendo fuori dalla riassegnazione Nino Pagano e Pasquale Cetta, i due consiglieri dissidenti che non hanno votato il bilancio, ma anche quelli che hanno deciso di costituire in seno al Consiglio un gruppo del PD, prendendo così le distanze dalla lista civica con la quale sono stati eletti. A chiarire questo aspetto è il primo cittadino Italo Vozza. Pagano e Cetta sono rimasti fuori da questa ridistribuzione per due motivi. Il primo motivo perché devono decidere se restare in maggioranza oppure no. Quindi, se loro costituiscono un gruppo, escono dal gruppo civico con il quale sono stati eletti, costituiscono un gruppo politico, diciamo del PD, loro si mettono contro la maggioranza, la decisione di maggioranza di tutti gli altri 12 consiglieri. Lei capisce bene che in democrazia vince la maggioranza, quindi se la maggioranza decide che la civicità deve essere un valore, va avanti la maggioranza. Non è che i due possono poi condizionare tutta la maggioranza. Questo è il concetto. A tutti gli altri consiglieri rimasti fedeli alla compagine, Vozza ha assegnato una delega specifica. Ma come mai questa nuova assegnazione? Queste deleghe, diciamo di 6 o 7 mesi fa, sono 5-6 mesi fa, sono state date un poco generiche e ci siamo resi conto tutti quanti che era il caso di dare delle deleghe ad obiettivo, quindi delle deleghe molto molto più specifiche. Insomma, le faccio un esempio per far capire, cioè, per quanto riguarda, non so, l'agricoltura, invece di dire agricoltura, magari impianto di biogas, progetto preliminare, quindi iter burocratico per un eventuale finanziamento. Quindi questo per spiegare. Detto questo, chiaramente si è provveduto ad azzerare tutte le deleghe e dare delle deleghe nuove ad obiettivo ad ognuno di loro.